Allora buonasera a tutti e benvenuti. Quest'ultima conferenza chiude il ciclo che vedete grandi incontri a Palazzo Ducale come è fatto il mondo. Questa sera abbiamo qui il professor Roberto Federici. Federici è un ligure, lo dico perché siamo in Liguria. Il suo cognome tradisce la sua provenienza da La Spezia. Lui ha studiato a La Spezia, però l'università l'ha frequentata a Pisa, ove nel 1963 ha conseguito la laurea in scienze geologiche e lì ha iniziato la sua attività didattica e scientifica. Oltre che a Pisa, ha anche insegnato all'Università di Genova e all'Università di Cagliari, di Sassari, dove è stato chiamato nel 1960, siamo vecchi, e sulla cattedra di geografia fisica. Poi è rientrato a Pisa e oltre ad aver avuto un'intensa attività didattica ha anche ricoperto la carica di direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e di preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali. La sua attività di ricerca è documentata da oltre 200 pubblicazioni e si è sviluppata nell'ambito della geologia, della geografia, della geomorfologia, con particolare riferimento a dei settori dell'Appennino e delle Alpi. E molta attenzione l'ha data alla Liguria, alla Toscana e anche alla Sardegna, non tralasciando dei lavori e degli studi in paesi europei e extraeuropei. Ha dato un forte impulso alla cartografia tematica, per la quale è stato chiamato a sovrintendere e eseguire intere sezioni di vari atlanti dell'Istituto Geografico Militare e in particolar modo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nell'ambito dei suoi studi sulle problematiche ambientali è autore di una monumentale opera sui centri abitati instabili della Liguria. In riconoscimento dei suoi meriti è stato insignito dell'Ordine del Cherubino dall'Università di Pisa, nominato membro d'onore della Società Geografica Italiana, del Comitato Geologico, Glaciologico Italiano e dell'Associazione Geomorfologica di Romania. È stato anche presidente della Società Toscana di Scienze Naturali ed è socio di prestigiose accademie nazionali. Quindi sentiamo cosa c'ha da dire sul bel paese. Ringrazio l'amico Stani Gianmarino per queste parole di presentazione. Ci tengo però a dire che forse non ricorda, giusto perché prima si parlava di 1800, ma che io però ho dei legami con questa città, perché dopo essermi laureato a Pisa ho conseguito anche una seconda laurea qui in geografia, qui nell'Ateneo di questa città. E poi dopo, come è stato detto, sono anche tornato come docente. Ma certamente che il periodo in cui ho preso questa seconda laurea, anche per le
bellissime amicizie che ho avuto qui sono per me fra i ricordi più belli e non li ho mai dimenticati. Il titolo fa capire che siamo in quel mondo che è spesso alla ribalta dell'opinione pubblica, dell'attenzione, per tutto quello che molto spesso avviene e che ci colpisce per, anche qui in Liguria, ci colpisce per le conseguenze, cioè le calamità naturali. Quando avvengono, i media se ne occupano moltissimo, però di solito viene fatta un'analisi un po' frettolosa e di questi tempi poi di solito ogni articolo di giornale o anche di inchieste televisive termina attribuendo tutto quello che succede alla, non tanto alla incapacità quanto alla corruzione delle autorità, delle persone, dei tecnici che sono preposti a vigilare sull'ambiente e sul paesaggio del nostro paese. Io in questa chiacchierata voglio sostenere una cosa diversa, molto più impegnativa, anche perché secondo me al contrario di quanto sta succedendo in questi anni, negli ultimi anni in Italia, penso che l'attribuire le colpe di quello che succede alla corruzione degli altri sia poi a tutto sommato un comodo alibi per non guardare con maggiore imparzialità ma anche con maggiore onestà alle cose che succedono e anche alle responsabilità che ognuno di noi in realtà ha. Ecco, questo è un po' l'assunto che mi sono preposto. Quindi io adesso farò un excursus su alcuni fatti eclatanti che possono portare all'attenzione per disegnare un quadro del nostro paese che appunto in questo titolo, forse un po' ad effetto, comunque è stato definito perché è così fragile. E una volta esaurito, pensavo che rimbombasse. Una volta esaurita questa parte, appunto ci sarà qualche considerazione in linea con quanto ho detto. Poi ho preparato un certo numero di immagini che però farò vedere a un certo punto perché altrimenti si va troppo per le lunghe, le farò vedere un po' di seguito un paio di volte. Alcune di queste immagini, moltissime sono mie, alcune altre no, e forse sono un po' ad effetto, però possono rendere meglio l'idea di quello di cui stiamo parlando. Leggerò, ma anche con interruzioni. Faccio vedere soltanto uno dei temi che verranno toccati in questo discorso, che fa vedere quelle che sono le zone a rischio nel nostro paese per quanto riguarda il fenomeno delle frane, ma semmai dopo ci torniamo sopra, però vi vorrei sottolineare le incredibili cifre che sono riportate. Vedete che negli ultimi 50 anni ci sono state 470.000 frane.
Nel 1972 il Consiglio Nazionale delle Ricerche aveva fatto un'indagine ed erano state censite 4.200 frane. Una differenza incredibile che deriva non dal fatto che tutte le altre 400.000 sono venute dopo, ma che le capacità di interpretazione sono anche molto aumentate. Questo mi porterà a dire verso la fine che però non tutto è tragico in Italia, per esempio la protezione civile rispetto a quella di altri paesi funziona abbastanza bene, ecco. Però vedete che le dimensioni del fenomeno sono veramente un po' eccezionali. Allora, nel detto anno AD 15 di maggio, una falda della montagna di Falterona, dalla parte che discende verso il Dicomano in Mugello, tremuoto e rovina scoscese più di 4 miglia infino alla villa che si chiama Il Castagno. E quella con tutte le case, persone e bestie selvatiche e domestiche e alberi subissò. E assai di terreno intorno, gittando abbondanza di acqua retenuta oltre all'usato modo, torbida come acqua di lavatura di cenere, la quale torbida acqua discese nel Dicomano e tinse l'acqua del fiume Arno infino a Pisa. E durò così torbido per più di 2 mesi, per modo che dell'acqua dell'Arno né uno servigio si poteva operare, né i cavalli ne volevano bere, e fu ora che i fiorentini dubitarono forte di poterla mai guarire. Si tratta della frana del Monte Falterona in località Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenza, Firenze, del 15 maggio 1335. E questo pezzo è ripreso dalla cronica fiorentina, dall'undicesimo capitolo di Giovanni Villani. E questa frana causò vittime e danni, il villaggio fu distrutto e si dovette ricostruirlo più a valle. Perché ho riportato questo? Si tratta del più antico documento italiano conosciuto che descriva un movimento franoso in atto. Anche Dante parla di frane nel canto dodicesimo dell'Inferno, ma quando dice: qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento l'Adige percosse, o per tremuoto o per sostegno manco, che da cima del monte onde si mosse al piano e sì la roccia discoscesa. Questo passo di Dante, che alcuni citano come il più antico documento che descrive delle frane, in realtà si riferisce alle grandi frane note come i Lavini di Marco tra Rovereto ed Ala in Trentino, però si riferiscono a una frana che le date scientifiche effettuate in seguito la riportano al 700 d.C. Quindi si tratta di frane del passato ancora rispetto a Dante. Quindi quella che vi ho citato prima della cronica fiorentina è proprio una specie di cronaca diretta di quello che è avvenuto in Mugello. Era la notte dell'11 febbraio 1771, a un tratto un rombo crescente a guisa di tuono prolungato rimbomba nella valle. Gli abitanti di Alleghe e di Caprile si precipitano atterriti dai loro abituri. Là in fondo la montagna era lacerata. Una valanga di rupi si era gettata attraverso la valle. Che angoscia, che disperazione! Quando là dove sorgevano gruppi di case più non videro che una catasta di rupi ai piedi del Monte Spitz. Al suo posto dell'alveo sorse il lago di Alleghe. Nel maggio staccossi dal monte una seconda frana
il lago da essa percosso levòsi in così davile, formidabile ondata che sorpassò il paese di Alleghe. L'onda che ricadeva investì la chiesa e la distrusse, e i villaggi Costa, Sommarivo e Riete furono seppelliti. Nel solo Riete si contarono 48 vittime umane, 230 in tutto. Così Antonio Stoppani, proprio l'autore del bel paese da cui io ho in maniera molto palese preso il titolo, ricordo che Stoppani era un sacerdote, ma è stato anche un grande geologo lombardo e che ha lasciato importanti studi. E poi però più noto naturalmente per questo libro, che però è servito ad acculturare scientificamente l'Italia. Allora dicevo, così Antonio Stoppani descrive la catastrofica frana che nel 1771, distruggendo tutto, diede origine allo sbarramento del fiume Cordevole e della formazione del lago di Alleghe, tuttora esistente, oggi un luogo turistico. Il XIX secolo fu caratterizzato da molti eventi calamitosi in Italia. In Sicilia, e in particolare nel Messinese, ci furono almeno 10 eventi estremi. Per eventi estremi intendiamo degli eventi di grande magnitudo e che si verificano in tempi ristretti rispetto alla normale evolversi della vita e dei fenomeni naturali. Almeno 10 eventi estremi, i più severi dei quali furono quelli del 14 novembre 1823, poi del 1800, sempre novembre 1855, novembre ancora 1863. In tali occasioni si registrarono diverse centinaia di vittime e danni non calcolabili. Si può ancora leggere sulla Gazzetta di Messina, sui fatti del 16 novembre 1863, fu tale e tanta la quantità di arena che trasse secco il torrente che quella contrada, cioè il quartiere San Leone, è stata convertita in una sterminata pianura sulla quale, come lapidi mortuarie, sorgono i comignoli delle case fabbricate a tre piani. E più oltre, una delle montagne di San Miceli, dalle quali prende origine il torrente San Francesco di Paola, si è franata e quindi impedito il corso delle acque che si elevano smisuratamente. Ma nel secolo precedente, il XVIII, c'erano stati nella Sicilia occidentale almeno 8 eventi disastrosi del tipo di quelli appena descritti. L'alluvione del 1 ottobre del 2009, siamo ai tempi nostri, nel Messinese, si è verificata negli stessi luoghi dove c'erano stati questi di cui ho tratto qualche brano giornalistico. E che cosa è stato scritto? L'alluvione nel Messinese, cronaca di un disastro annunciato? Punto interrogativo. Ecco, qui si tocca un po' nel vivo quello che avevo accennato prima, cioè sapete che appunto quando c'è un disastro in Italia c'è questa cattiva abitudine di andare sempre a cercare subito il colpevole invece che magari soccorrere le vittime. Questo titolo si legge in un periodico che descrive quanto occorso a Giampilieri, Molino, Altolia, Briga Superiore, Pezzolo, villaggi del comune di Messina e a Scaletta Zanclea. Dopo vedremo qualche immagine. La strada provinciale che da Giampilieri, quali unica via di accesso, porta agli altri due borghi di Molino e Altolia, da cui arrivano notizie di distruzioni e dispersi, è in molti punti interrotta e seppellita dalle numerose frane che interessano i versanti. Poco dopo, neanche dopo 20 giorni, si è verificato il disastro di San Fratello nel Catanzarese, reso ormai celebre per la ripresa televisiva che, oltre alla distruzione delle case e delle strade,
ha mostrato la grande frana in movimento con il terreno che ondeggiava come fosse un fluido. Devo dire che quando l'ho vista anch'io questa cosa alla televisione, sembravano assolutamente le onde del mare, si vedeva le onde del mare e era tutta la collina su cui giaceva questo paese, mai la vedremo, questo paese che scendeva giù fluttuando come un tappeto di Aladino che andava giù. Da prima non si comprende, si cammina su di un greto compatto, largo come una grande strada, da cui scende il torrente. Dai due lati si levano i muri delle case abbattute, sembra che la rovina debba essere lì in quelle case sventrate, che mostrano la miseria fangosa del loro interno allagato. Ma l'orribile invece sta sotto di noi, sotto i nostri piedi, sotto il pietrisco compatto di quel letto. Il torrente che sembra scorrere da tanto tempo, da sempre, sopra i suoi ciottoli bianchi, quel torrente due giorni fa non c'era. C'erano invece 4 o 5 metri più sotto una strada fossata fiancheggiata da queste case, in mezzo c'erano altre casupole più basse, queste si sono spianate sotto la furia della valanga d'acqua, hanno formato la massicciata uguale e compatta che sale sino all'ultima altura del paese, un'altra strada sopra la prima, una tomba che non renderà più i suoi morti. Questo il celebre giornalista Guelfo Civinini scriveva sul Corriere della Sera del 25 ottobre del 1910. Quindi prima abbiamo letto quello che è successo nel Messinese nel 2009, adesso vi stavo leggendo cosa è stato detto nel 1910, dopo aver osservato quanto accaduto il giorno prima. E sempre nel 1910 il Mattino di Napoli scriveva nell'editoriale, in un'altra zona, la violenza di un nubifragio nella regione intorno a Napoli, danni enormi nell'isola di Ischia e sulla costiera amalfitana, Cetara parzialmente distrutta, centinaia di morti e feriti, linee telefoniche, telegrafiche e ferroviarie interrotte, i provvedimenti del governo. Nella sola Cetara vennero stimate 150 vittime, 200 abitazioni distrutte, opere pubbliche disfatte. Nel 1954, quindi mezzo secolo dopo, eventi disastrosi fotocopia, 319 morti o dispersi, 113 feriti, 11.000 senza tetto nella costiera amalfitana, in seguito alle frane e alle colate alluvionali che hanno flagellato il Salernitano e la penisola sorrentina. Altri eventi catastrofici di questa natura si sono verificati sulla costiera nel 1580, 1640, 1764 con centinaia di vittime. Le cause di queste rapidissime frane di colamento dipendono dalla rapidità dei versanti, dalle condizioni geologiche e idrogeologiche locali e dalla intensità e modalità delle piogge. È ancora un ricordo vivissimo, credo per diversi di noi, la visione delle colate di fango che il 5-6 maggio 1998, poco fa, devastarono Sarno, 15 e Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello e uccisero 160 persone. La presenza allo sbocco dei canaloni, di conoidi alluvionali, di antichi depositi di debris flow indica che il fenomeno è stato frequente anche in epoca preistorica, con conseguenze di devastazione totale e di danni gravissimi. Per il maggio 98 si sono stimati fino a 275.000 metri cubi di fango trasportati e una velocità delle colate intorno ai 60 km orari, quando investirono i villaggi. Dunque,
cronache e casi di una storia infinita. Se nel 1972, come ho già accennato, venivano catalogate circa 4.000 frane in Italia, nel 1990 ne venivano segnalate 70.000. E alla fine del meticoloso e onnicomprensivo progetto IFFI dell'APAT, l'Agenzia per l'Ambiente, nel 2007 è stata raggiunta appunto la strabiliante cifra di 470.000 frane attive e non attive, 1.629 i centri abitati giudicati instabili, 323 giudicati a grande rischio e da trasferire, i danni ammontano a 1 miliardo di euro all'anno, nel corso dei secoli morti a migliaia. Allora dunque questo è il quadro veramente poco, non vorrei rovinare la serata però al pubblico, questo è un quadro veramente demoralizzante di quello che è avvenuto in Italia. Allora adesso faccio vedere qualche immagine, e allora faccio vedere questa che non è una frana, qui siamo nella zona di Garfagnana, Lucchesia, e l'ho mostrata per far vedere come questa parete rocciosa che sta su un lago, il lago di Vagli, in realtà è lì stabile, ma se dovesse esserci un forte terremoto, come è stato per esempio nel 1920 in Garfagnana, tutta la zona che io ho contornato sicuramente verrebbe giù, andrebbe a finire dentro il lago e naturalmente con le conseguenze che ci sarebbero per l'inondazione successiva. Questo però è solo teorico, non è detto che avvenga. Però dico, anche questo versante sembrerebbe tranquillo, instabile, tutto coperto dal bosco, tutto bello, e poi invece qui intorno, dove si vede, c'è tutta la superficie della frattura che attraversa il monte e che farebbe franare in caso di instabilità. Una frana che tutti sono in grado di vedere e commentare, siamo di nuovo in Lucchesia, vedete opere dell'uomo, terrazzamenti, case che sono interessate da questo distacco di roccia non molto grande, ma che naturalmente ha impattato su questo nucleo abitato. Per fortuna qui non c'era un paese, ma solo una parte del paese è stata interessata. Faccio vedere queste perché sono molto didattiche. Poi abbiamo però il grande problema dell'impatto degli eventi naturali, e in questo caso stiamo parlando di frane, nei confronti del patrimonio, dell'immenso patrimonio storico-artistico italiano. Qui siamo a Orvieto e vedete, io ho disegnato, non so se si vede da lontano, ma Orvieto giace sopra queste rocce che sono molto fratturate, sono instabili anche perché giacciono sopra delle altre rocce che si muovono, e continuamente da queste pareti cadono giù dei grandi massi facendo retrocedere continuamente la parete, e quindi vedete le case ormai, come è successo a Volterra, no? Pochi giorni fa, ormai le case sono interessate da questi ribaltamenti o crolli. Ecco, vedete qui una strada, siamo in Appennino, vedete una strada in cui non c'è stata una frana classica che è partita la strada, ma ci sono stati dei crolli che dalla parete alla vostra sinistra sono scivolati giù. Ecco, a Orvieto succedono cose di questo genere, cioè non è che viene giù tutto in una volta, ma continuamente ci sono questi ribaltamenti di pezzi di roccia che però, oltre che danneggiare, fanno retrocedere in quel caso lo spazio sul quale giace Orvieto. Le cause di frane possono essere diverse. Ho preso questa perché siamo in Liguria
e si vede la borgata di Piano Criscia, che è però minacciata continuamente per il crollo delle rocce, che peraltro poco consolidate, e alla base, vedete, ho disegnato una strisciolina bianca, si dovrebbe vedere, sì, una strisciolina bianca, che viene erosa continuamente dal fiume Bormida che passa lì e quindi scava continuamente questa parete, che naturalmente non solo è a rischio, ma già, come potete vedere, le case sono praticamente sull'orlo del precipizio. Poi abbiamo un caso celeberrimo che tutti penso avrete qualche volta visto andando lì, il caso di Civita di Bagnoregio, questo bellissimo borgo già disabitato, poi ora ci vanno un po' di artisti. E come vedete, come è avvenuto ora a Volterra, tutte le rocce sottostanti, che sono delle argille molto erodibili, continuamente vengono asportate e questo magnifico centro è rimasto praticamente isolato e tutto intorno è stato svuotato da queste continue frane, e oggi per andarci bisogna percorrere questo purtroppo bruttissimo ponte viadotto, altrimenti il paese è completamente isolato. Questa è una cosa spettacolare, molto nota anche per essere, come sappiamo, il luogo natale di San Bonaventura. Un'altra bella fotografia di una classica frana appenninica, qui siamo, vedete, nel classico Appennino, dove sono pascoli oppure seminativi delle foraggere, e vedete che una bella fetta di questo versante è scivolata, è arrivata praticamente sul fondovalle, praticamente al di là di dove è questa casa in basso bianca. Tutta la frana si è staccata da sopra e questa è destinata a retrocedere, la parete in alto è destinata a retrocedere continuamente e la frana ampliarsi sempre di più. Poi si cercano di fare delle opere di stabilizzazione, però non sono frane molto insidiose queste, perché non avvengono per crollo ma avvengono per degli scivolamenti portano via una bella porzione del pacco di rocce, di solito poco consolidate, e quindi sono molto insidiose. Lungo l'autostrada della Cisa ce n'è sempre stata una per andare verso Fornovo, e sono stati fatti interventi ripetuti nel corso degli anni, e qualche anno fa la società dell'autostrada della Cisa ha fatto l'opera forse più chiara e semplice, ci ha messo un grande cartello e c'è scritto frana in movimento, nell'impossibilità di fermarla. Questo siamo in quegli episodi che ho raccontato prima, vedete la strabiliante apertura dovuta alla frana del 2011, a parte la strada qui davanti che si vede che è scomparsa, vedete dove c'è l'erba e ci sono tutta una serie di fenditure, ecco, questa è tutto quello che naturalmente si è spostato verso valle, insomma, naturalmente travolgendo tutto, perché poi sotto c'era il paese. Sempre in quell'epoca, laddove c'erano delle pareti molto verticali, si sono verificate dei distacchi, si vede la parete nuda, lungo però dove comincia il paese, nella parte alta, si è verificato la discesa di un misto di acqua e fango, si è creato un torrente che ha tranciato tutte queste case provocando la distruzione, ho segnalato col rosso. È qui come se uno fosse andato lì a tagliare una torta.
Questa era la strada, la strada del paese, vedete come si è ridotta. Quello che leggevo prima si riferiva a ciò che era avvenuto un secolo prima. Si è staccata dal monte che vedete dietro, la strada del paese è stata completamente seppellita. Guardate un'automobile, altre che si sono infilate dentro le sconnessioni create da questo incredibile movimento franoso. Questo non è un terremoto, non c'entra niente, insomma. Guardate ancora, sono un po' ad effetto, però è bene anche vederle, perché uno potrebbe anche non credere a... Vedete che cosa può fare una frana di quelle, non di quelle che crollano come Orvieto, ma come quelle che ho fatto vedere nella zona dell'Appennino emiliano. Guardate ancora qui, distruzione immane. Avevo parlato di Sarno, lì sono frane di tipo diverso, questi rilievi sono coperti da terreni molto sottili, oppure da ceneri vulcaniche, oppure da terreni elaborati, e costituiscono una copertura molto sottile delle rocce sottostanti, e quando ci sono episodi di precipitazioni molto intense diventano come una crema, un pasticcio, un dolce, e si aprono, viene come scotennato il terreno e scivola tutto giù, diventano pericolosissime perché queste percorrono dei chilometri. Ecco, questo è quello che è successo a Sarno. Il gruppo di case che vedete sulla vostra destra è scomparso, con tutti, gran parte dei morti, 160 abbiamo detto, e soprattutto per queste che sono state semplicemente delle colate, vedete, di fango molto fine, rapidissime, come avevo detto, andavano giù a 60 all'ora, travolgendo tutto. L'ultima che vi faccio vedere su questa parte, l'ho fatta vedere perché tutto il mondo è paese, si potrebbe dire, oh, tutto il mondo è il bel paese, perché questo, vedete, si riferisce a una cittadina americana in California. Vedete che quindi, quando a volte ci vengono a dare delle lezioni, ognuno dovrebbe forse guardare un pochino più a casa nostra. Vedete, questo villaggio è stato in parte distrutto da delle frane uguali identiche a quelle che hanno colpito alcune degli abitati che ho ricordato prima. E adesso lasciamo un momento le frane e passiamo a un'altra calamità. Che dire delle alluvioni? Un'altra storia infinita. C'è stata l'evoluzione paradigma, il Polesine, 1951, 113.000 ettari di terreno e 38 centri abitati sommersi da 2,5 metri d'acqua, migliaia di capi di bestiame annegati, 52 ponti distrutti, 170.000 persone senza tetto, 100 morti e la dolorosa emigrazione. Altri danni ed inondazioni si ebbero nelle province di Reggio, Parma e Piacenza. Ma da sempre il Po ha esondato e variato il suo corso. Nel 1150 avvenne la celebre rotta di Ficarolo nel Ferrarese, seguita nel 1152 da un'altra un po' più a valle, che ridette vita a un antico percorso, la Carbonaria romana più meridionale, che divenne per lungo tempo il più attivo degli alvei del Po. Va sottolineato che i luoghi dove si verificarono le tre maggiori rotte del 1951 sono gli stessi dove si sono verificate queste rotte rinascimentali. Tra le piene più disastrose del Po si ricordano quelle del 589, del 1150 e
1152, del 1438, del 1882, del 1917, del 1926, del 1951 e del 1957 e alcune più recenti, tra cui nel novembre del 1994 quella collegata alla gravissima situazione creatasi specialmente nel Piemonte meridionale. Gli straripamenti del Tanaro e della Bormida furono superiori ad ogni precedente, con danni gravi all'abitazione e molte vittime, come molti sicuramente ricorderanno. Il Po, fortemente alimentato dai suoi affluenti piemontesi e lombardi, ha visto crescere il suo livello con portate enormi, 11.000 metri cubi al secondo, simile a quelle del 1951, facendo temere il ripetersi di quella catastrofe. Nell'ottobre 2000, Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia furono soggette a piogge intense su vaste aree, piene di esondazioni, ma lungo l'asta principale del Po gli argini ressero ad una massa inverosimile di acqua, 12.000 metri cubi al secondo. Comunque ci furono evacuate 13.000 persone, 30 vittime, decine di ponti crollati, case e strade distrutte, 2.000 miliardi di lire di danni. Poi ci sono state le alluvioni dell'Arno, 158, si contano 158 grandi piene dell'Arno, aggiungendo gli ultimi due secoli alla più completa raccolta conosciuta del Morozzi del 1762. Secondo la cronologia del Morozzi, la serie degli eventi inizia con l'alluvione del 4 novembre 1177. In San Remigio, a Firenze, è murata all'altezza di oltre 4 metri sul piano della strada una scritta con sotto delle tracce di linee ondulate per ricordare che il 4 novembre, guardate, è lo stesso giorno dell'alluvione del 66. Dunque, per ricordare che il 4 novembre del 1333 una terribile alluvione colpì la città e il Ponte Vecchio cadde e fu ricostruito dopo 13 anni, come ricordano alcune lapidi sul ponte medesimo che ognuno di noi può vedere. Fu una piena catastrofica che non venne superata neppure da quella del 1557, ma l'inondazione della nostra, diciamo così, inondazione del 4 novembre 1966, purtroppo la superò di ben 70 centimetri, com'è possibile vedere nella sesta strada di San Remigio attraverso le lapidi collocate. Secondo il Villani, il disastro del 1333 dipendeva dal fatto che lo alzamento del letto dell'Arno, per la mala provvidenza del comune di lasciare alzare le pescaie a coloro che ne avevano le molina in Arno, la città fu più allagata e con maggior dannaggio per l'antico diluvio. Ci furono 300 morti, enormi danni materiali. Solo per il rifacimento delle infrastrutture si stima siano stati spesi 150.000 fiorini d'oro. Firenze ha sofferto 56 piene con allagamento dell'area urbana. Pisa è stata toccata da 53 piene. Durante l'ultima, la pioggia cade con medie di 170 mm in un ristretto bacino che fu allagato per 1200 km quadrati, che è una cifra enorme. Quando il flusso d'acqua attraverso gli idrometri transitavano al Ponte della Vittoria a 4200 metri cubi al secondo, una cifra enorme. Nel 1966, peraltro, Firenze fu solo la più famosa delle località colpite. Disastrata e inondata fu anche Pisa, che vide crollare i ponti sull'Arno e il centro storico allagato, e altre città
furono danneggiate. Non solo, ma tutto il nord Italia, in particolare il nord-est, fu flagellato da alluvioni e frane, ci furono morti, 4.400 edifici distrutti, 334 ponti crollati e Venezia incredibilmente inondata. E che dire del Tevere? Sono note grandi inondazioni in epoca romana, attestate anche da lapidi. La maggiore sembra collocarsi in età augustea, tanto che l'imperatore istituì la magistratura curatores riparum et alvei tiberis, con a capo Agrippa. Notizie molto importanti si rinvengono a partire dal secolo XII e soprattutto Leandro Alberti scrive della piena del 1530, entrando nella città, cioè Roma, tanto accresce che trapassò tutti gli altri segni, l'acqua, avanti posti dalle inondazioni e fece tanta ruina e tanta uccisione di uomini ed animali e tanta dissipazione di robe, ruine ed edifici, così fuori la città come dentro, et parimente nei luoghi vicini, che ella è certamente così lacunosa da rimembrare, alla qual ruina seguitò tanta carestia delle cose necessarie non solamente a Roma ma per tutta l'Italia. anni dopo c'è un'altra alluvione disastrosa, 100 morti e un'esondazione nel porto di Ripetta, che ha superato i livelli raggiunti in altre strade. Poi ancora nel 1700, nell'800 e anche addirittura nel fatale 1870, non durante la presa Breccia di Porta Pia, ma insomma in quell'anno. Così furono fatte le grandi arginature che tutti conosciamo, che hanno separato Roma dal suo fiume, e anche qui c'è gente che ancora oggi si lamenta dicendo che in questo modo è stato rotto il rapporto dei romani con il Tevere. Però allora prendiamoci le alluvioni. Ma ancora quest'inverno, come sappiamo, una grande piena ha catturato la preoccupazione di tutti per le esondazioni a monte a valle dell'Urbe e nel basso Velino. L'abbiamo vista alla televisione. Non si fa in tempo a aggiornare i cataloghi ed ecco le alluvioni nel Mezzogiorno e l'alluvione disastrosa del Serchio nel 2009. La rotta fluviale è avvenuta nel tratto finale del fiume ed è stata tale che si è una grande zona allagata e il lago di Massaciuccoli, che è il più grande lago della Toscana, è diventato grande il doppio. Quello che è da dire è che tutta quella zona era stata bonificata a partire dal fascismo e poi nel dopoguerra e si sono state investite delle somme enormi che sono andate tutte in frantumi. Vediamo qualche immagine. Tornando un momento indietro sul discorso delle frane, volevo far vedere una cosa molto interessante per noi liguri, ed è, vedete questo paese di Sella, è situato, si può sbalordire, ma questo paese è situato su una vecchia frana. Se notate i versanti come sono ripidi, poi vedete dove ci sono le case, improvvisamente il versante si attenua. Quindi moltissimi paesi della Liguria interna, per paradosso, sono stati costruiti su delle frane. Naturalmente in molti casi si tratta di frane che si sono messe tranquille e non succede più nulla. Però molte di queste a volte si rinnovano. Qui bisogna dire che non si può parlare di un'insipienza da parte dei nostri avi. Il fatto è che se guardate questa immagine, vedete che l'unico posto dove si poteva andare a stare era lì.
perché i versanti sono poco acclivi, poi i terreni franosi, franati, sono tutti rimescolati, quindi più facile a lavorarsi, mentre sulle pareti intorno non si poteva coltivare neanche fare le case. Però questo è un fatto da tenere presente, perché anche quando in Irpinia c'è stato il grave terremoto del 1980, tante vittime sono proprio avvenute in paesi che erano situati su queste vecchie frane e che però in conseguenza del terremoto si sono rimesse in movimento, e questo naturalmente non era non solo facile da aspettarsi, ora sì, però che lo sappiamo, però non è che si può accusare di aver costruito lì in maniera abusiva perché c'era la speculazione edilizia. Ecco, questa è anche storia del nostro paese. Tornando, questo invece è proprio mi sono dimenticato di farlo vedere prima, questo però invece è proprio un esempio di speculazione. Qui siamo nella zona di Deiva Marina, questa che vedete è tutta un corpo di una frana, lo si vede perché il limite del bosco segna il limite di questa area che è scivolata giù, e come vedete c'è stato costruito un villaggio, quasi una borgata, che però dopo non hanno fatto in tempo a finire di costruire, ha cominciato a dissestarsi tutta e ora è completamente abbandonata, non ci si può stare. Questo sì è un esempio veramente demoralizzante di speculazione. Dicevamo, non solo frane, ho quattro immagini storiche del Polesine. Questo veramente, se non si dice che è il Po, potrebbe pensarsi che sia il mare che batte con le sue onde in tempesta su qualche litorale. Invece questo è il Po durante la rotta del Polesine. Tutto fu allagato a perdita d'occhio, non si capiva più dove stavano gli argini fluviali e tutto fu sommerso. Poi vi voglio far vedere qualche immagine recente. Questo istogramma mostra ciò che è accaduto, tutti lo ricordiamo sicuramente, il 25 ottobre 2011 in Val di Magra, Val di Vara e alle Cinque Terre. Vedete quella che vengono chiamate oggi, con una frase ad effetto, le bombe d'acqua. Ma vedete che in pochissime ore caddero la bellezza di 340 millimetri di acqua, quindi praticamente incontenibile. Gli effetti furono questi. Questa è una strada e vedete che dai versanti, invece che sgocciolare un po' qualche rivo, praticamente sembrano quasi delle caterate di un fiume. Guardate Borghetto, che è praticamente sommerso, sapete che ci sono stati anche dei morti. Guardate bene questa strada che porta da Borghetto a Rocchetta di Vara, prima e dopo l'evento alluvionale, disastro. La strada è scomparsa, è tutto sommerso da questi. Poi c'è qualcosa di meno spettacolare, guardate questi versanti, vedete che sembrano tutti segnati con la matita, vedete attraverso il verde si vedono tutte queste strisce bianco-marroncine, io ne ho segnate due per farvi vedere, ebbene lì questa pioggia ha creato queste erosioni che sono, vedete, è tutto crivellato di queste erosioni, il monte è come scorticato, purtroppo questa è la premessa in caso di eventuali nuove piogge violente a che si verificano delle frane. Guardate una strada che portava dalla Val di Vara alle Cinque Terre, qui c'era il ponte segnato con quel tratto bianco,
la strada all'alta, qui c'era una grande curva, vedete, completamente scomparva, tutto evacuato per questo sfondamento da parte dell'acqua che scendeva, è quasi incredibile. Guardate le dimensioni gigantesche di quello che è stato capace di portare il Vara. Potete fare il confronto con l'uomo della Protezione Civile, è quasi incredibile che una grande, così grande quantità di legname sia stata portata, trascinata poi in paese. Sulla sinistra vedete il pacco del fango, diciamo, il pacco del limo che si è andato ad accumulare e ha parzialmente ostruito le case. Lo spettacolo tragico del torrente, che è un rigagnolo che passa lì da Vernazza e che invece, vedete, si era trasformato in un vero e proprio torrente che, ricorderete, ha fatto danni. Qui si può vedere quanto ha riempito la strada del paese, ha invaso le case, i negozi, provocato anche dei morti, come sappiamo. Questa è la bellissima, il gioiellino di Vernazza, la piazza. Qui ci dovrebbe essere la spiaggia, tutto seppellito sotto questa grande coltre di detriti. Ecco, qui si vede tutto sommerso, da qui arriva il fiume, la piazza è questa, tutto scomparso. E qui c'è il segnale in quella lapide di quanto è stata alta l'acqua. Come vedete, in passato, intendo dire durante un altro evento, infatti io ho scritto qui non è cosa nuova, nel senso che questa alluvione non è la prima che si è verificata nelle Cinque Terre. Vediamo ancora un attimo. Dunque, non c'è soltanto questo di cui ho parlato, c'è dunque la natura che si manifesta con gli eventi estremi, ma ci sono anche gli eventi estremi che sono indotte dalle attività umane. Due fatti emblematici non troppo lontani nel tempo, Stava e il Vajont. Il 19 luglio 1985 si ebbe il cedimento dell'arginatura in terra di due bacini di decantazione per lo scarico di materiali fangosi prodotti dalla miniera di fluorite di Prestavel. I bacini erano posti a monte della frazione di Stava nel comune di Tesero, Trento. La massa fangosa ha dapprima sfondato l'argine del bacino superiore e, riversandosi sul bacino sottostante, ne ha determinato l'immediato cedimento. Una massa di fango di 200.000 metri cubi si è abbattuta su Stava, devastandola e causando 269 morti. Non bastasse lo strazio delle famiglie, ci fu una lunghissima vicenda giudiziaria, conclusesi nel giugno del 1992 con la condanna per omicidio plurimo di 10 persone. Ricordo bene questa cosa perché una delle persone coinvolte in questa tragedia si presentò poi a un concorso universitario di cui io ero commissario. Ecco perché ricordo molto bene questa cosa. Catastrofe perfetta fu quella del Vajont. Il 9 ottobre 1963, a causa di una gigantesca frana scivolata nel bacino idroelettrico del Vajont, 25 milioni di metri cubi d'acqua scavalcarono la diga e si abbatterono sulla sottostante valle del Piave. Espandendosi a monte e a valle, l'esondazione causò 1.917 vittime
il maggior disastro idrogeologico di tutti i tempi, prima e dopo, vedete, tutto scomparso. Fiumi d'inchiostro sono stati impiegati per descrivere il disastro, le sue cause, le colpe, le responsabilità, gli estenuanti procedimenti giudiziari penali e civili che ne sono seguiti. In un primo momento si pensò al cedimento della diga e invece questa resistette all'urto della massa d'acqua ed è ora, tuttora, dove è stata costruita. Dunque l'uomo fa riflettere, l'uomo è stato capace di un'opera di alta ingegneria, ma nel medesimo luogo non è stato capace di valutare l'inopportunità di quella ubicazione e una volta creato l'invaso di comprendere l'immane pericolo costituito dallo slittamento di una frana incredibile, 250 milioni di metri cubi. È diventato un caso di studio in tutto il mondo. Ma quanto è descritto, quanto ho descritto così, è solo un'infinitesima parte di quello che è successo nella storia d'Italia. Dunque, fin qui la natura e riguarda un paese, teniamolo ciò a mente, che è quasi tutto montuoso. L'Italia possiede solo il 22% del suo territorio è pianeggiante. E è costituito, è montuoso ed è costituito da due catene montuose, si dice giovani, cioè sollevatesi recentemente, quindi giovani e ma soprattutto instabili, causa di terremoto e vulcanismo, con acclività dei versanti molto elevata, in quasi tutte le regioni, causa delle frane, e in posizione geografica, queste catene, in particolare l'Appennino, tale da essere facilmente investita dai sistemi perturbati atlantici in transito verso Oriente, come sarà, pare, da domani, per esempio. Sovente rinforzati dai forti squilibri barici con i Balcani. In questa dinamica ciclonica si generano l'irregolarità delle precipitazioni e la loro concentrazione in alcuni periodi dell'anno, causa della irregolarità dei fiumi e delle alluvioni. Dunque, una natura per certi versi generosa per la bellezza e per la varietà dei paesaggi dell'Italia, ma che frequentemente si manifesta con aspetti che non si è sempre stati in grado di contrastare e di capire. Si è spesso citato l'abuso edilizio come causa dei tanti danni, specialmente per il dissesto idrogeologico, è certamente vero. Quando noi osserviamo le devastazioni di Messina, di Sarno, Ischia, della Calabria, del Piemonte, del Polesine, per citare solo qualche caso relativo ad alluvioni e frane, come si fa a non pensare che abbia giocato un ruolo negativo proprio la costruzione di case e altri manufatti laddove non dovevano essere fatti? Ma spesso non sono abusi, ecco, questo è un po' il punto focale del mio ragionamento. Ma spesso non sono abusi veri e propri, sono il frutto di scelte magari dettate da obiettive esigenze abitative. La conoscenza del territorio e delle sue condizioni ambientali non avrebbe però mai dovuto consentire la loro costruzione. Spesso si sente dire che bisogna ritornare alla sapienza del passato, quando si conoscevano le stagioni e si aveva un'autentica cultura del territorio derivanti da un diverso rapporto con l'ambiente. Ma a questo punto, alla luce degli esempi che sono pochissimi, che io anche se la stiamo tirando per le lunghe, ma sono pochissimi in confronto a centinaia e migliaia di eventi che si sono succeduti, io ho veramente dei dubbi che sia così, che si sia perduto ciò che noi avevamo nel passato. Io dico che forse questa cultura del territorio in Italia non c'è mai stata,
perché questi disastri che ho citato l'ho fatto apposta, di prendere tutto, fare questo excursus storico, sia pure a volo di uccello, qua e là, per far vedere che la situazione attuale c'è stata anche in passato. Io ritengo che questa cultura non ci sia stata. Come spiegare altrimenti l'interminabile, agghiacciante sequela di catastrofi, di disastri, di danni enormi, di morti infiniti, di trasformazioni territoriali imposte dalla calamità e non dalle scelte umane? Lo sviluppo di Firenze, ad esempio, un esempio su molti, è stato condizionato e guidato dalle inondazioni. Se ci fosse stata questa famosa cultura del territorio, molto non sarebbe accaduto, perlomeno non avrebbe avuto le conseguenze che le calamità hanno generato. Poi dovrei andare avanti un bel po', ma ripensiamo a qualche caso. Nella Riviera Romagnola non si può parlare di vero abuso edilizio, ci sono stati, ma è stata invece una scelta voluta lo spianamento delle dune in tutto il litorale per consentire agli alberghi di essere più vicini al mare, quel mare che si è mangiato però chilometri di spiaggia, quando è noto che solo la presenza delle dune garantisce l'equilibrio sedimentario delle spiagge. Ma questo era già successo nei primi anni del XX secolo, nel litorale della Versilia e alla foce dell'Arno, per dare il via agli stabilimenti balneari e alle case in stile liberty tuttora esistenti, ma accompagnate fin dall'inizio dall'erosione della spiaggia, in quanto le dune furono eliminate. E si è rimediato con continui irrigidimenti delle spiagge di tipo ingegneristico, ma c'è una continuità nell'ignorare le esigenze dell'ambiente naturale. Nel 1982 ci fu la famosa frana di Ancona, un gigantesco movimento che ha addirittura piegato i binari, io li ho visti, i binari della ferrovia, la ferrovia adriatica, che a un certo punto hanno i binari che sembravano pieni, tutti pieni di curve, e deformato addirittura il fondo del mare Adriatico. È però stata una scelta urbanistica ubicare sopra il versante in movimento la nuova facoltà di ingegneria e il nuovo ospedale, poi lentamente travolti e distrutti da un lento movimento franoso che però era già noto nei secoli. Ci sono delle case del XVII secolo, nella parte bassa di questa collina, deformate. Anche gli avi sapevano di questo movimento franoso e anche essi restaurarono le case, va bene che in passato non si avevano i mezzi di oggi, ci sono delle case che sono inclinate, poi c'è il piano di sopra che diventa orizzontale. Quindi la frana era in corso da secoli, però noi avere costruito la facoltà di ingegneria sembra veramente... È il massimo che si potesse fare, penso, a parte l'ospedale, insomma, ma la facoltà di ingegneria non mi sembra una grande pubblicità. Allora, io dico, anche abusi, certo, ma soprattutto scelte urbanistiche sbagliate da parte delle amministrazioni pressate dall'ideologia dello sviluppo a ogni costo. I problemi si sono venuti acuendo nel corso del tempo e soprattutto nel secondo dopoguerra per l'incessante richiesta di abitazioni e di infrastrutture conseguenti l'aumento della popolazione. Lontani ormai dalla volontà pianificatoria del ventennio, spinti dal miracolo economico del 1958-1963, ci si è inoltrati in un fortissimo processo di macro-urbanizzazione, anche per rispondere alle richieste dell'immigrazione interregionale e dell'esodo dalle aree rurali. La scelta italiana di un capitalismo basato, a parte alcune grandi società, i cosiddetti campioni nazionali, su un incredibile numero di piccole e medie imprese,
le cosiddette PMI, che sono tuttora la forza dell'Italia, che si sono distribuite laddove sembrava più a loro opportuno, ha poi portato ad una deconcentrazione territoriale. Ma la localizzazione incontrollata delle aziende ha portato con sé, anche semplicemente per l'infrastrutturazione minore, l'ipoteca di ulteriori trasformazioni dello spazio. Da qui lo sviluppo periferico e il consumo di spazio per l'edificazione dei nuovi aggregati urbani e alla città diffusa. In più, i nuovi stili di vita connessi con le possibilità economiche hanno dato origine a una nuova urbanizzazione, specialmente sulle coste, conseguente alla corsa alle seconde case. In conclusione, mentre la popolazione nazionale residente, compresa solo una parte della gente immigrata, si avvia al traguardo dei 61 milioni di persone e alla densità di 200 abitanti per chilometro quadrato, che ricordo è una delle maggiori del mondo, superiore a quella della Cina, tanto per fare un esempio, la natura del nostro paese non è cambiata, se non con alcuni aspetti fortemente negativi, quali la enorme sottrazione di terreni al deflusso naturale delle acque, l'impermeabilizzazione delle superfici conseguenti l'urbanizzazione, la rottura delle pendenze dei versanti in relazione alla costruzione delle vie di comunicazione e all'insediamento abitativo, allo spianamento delle dune e all'artificializzazione dei litorali. Lascerei perdere la questione dei cambiamenti climatici, che è molto controversa ed è un comodo alibi per spiegare le calamità che avvengono, no? Si dà per scontato che sono i cambiamenti climatici, è colpa dei cambiamenti. Tanta gente in poco spazio e una natura difficile, che fare dunque? Nel 2006sono stato designato membro della Commissione per la tutela del paesaggio della Regione Toscana, che doveva avere delle prerogative molto importanti nella pianificazione. Fatti rilevanti ce ne sono stati, ma salvo la seduta di insediamento, da allora la Commissione non è mai stata convocata. Forse, visto che siamo in argomento, la convocazione costituiva un rischio ambientale, ovviamente. Ciò ricorda sorprendentemente quanto accadeva nel passato. E adesso il tempo corre, io qui ho un passo di Tacito nel quale si esamina una controversia fra gli abitanti della Chiana, del Val di Chiana, che è un affluente dell'Arno, e quelli del Tevere, perché frequentemente subivano delle inondazioni. E allora le proposte dei senatori romani erano o di sbarrare la Chiana o di sbarrare il Tevere. La discussione in Senato andò lunghissimamente e poi dopo furono invocate delle ragioni divine e alla fine il Senato convenì sul parere di Cneo Pisone, che aveva ritenuto che non si dovesse mutare nulla e quindi continuare a ricevere le inondazioni. Questo sul piano locale. Sul piano nazionale le cose stanno un pochino meglio, perché oltre le leggi emanate nel ventennio per la tutela paesaggistica, anche la Repubblica nostra si è occupata di questi problemi, però solo nel 1966 c'è stata una prima legge per cercare di contenere gli inquinamenti derivanti dalla subsidenza di Venezia, dagli smog, dalle emissioni delle centrali termoelettriche e nucleari. Però naturalmente ogni volta queste leggi sono fatte in conseguenza di qualche calamità, non che ci si è programmati degli interventi, no, c'è qualche cosa, allora si corre ai ripari. La prima vera legge organica sulla difesa del suolo, la cosiddetta legge Merli, è del 1976, ma fu seguita nel 1985 dalla famosa legge Galasso, che si propone di tutelare il paesaggio
Inutile dire che entrambe le leggi sono state disattese. Però positivamente è stato creato nel 1987 il Ministero dell'Ambiente. E questo è importante perché ha elevato lo status del problema ambientale rispetto agli altri argomenti. Poi c'è stata la relazione sullo stato dell'ambiente presentata in Parlamento. Però purtroppo qui si tocca quasi un tasto attuale. Molte leggi e molti interventi sono state avversate dalle regioni che mal sopportano interferenze nel governo del territorio. La revisione del capitolo quinto della Costituzione le ha rese perennemente in conflitto con lo Stato e con gli altri enti di rango inferiore, così che alla gravità dei problemi italiani si risponde con la politica della paralisi, dei veti incrociati. Nel 1992 viene organizzata la Protezione Civile, che è un servizio nazionale coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma costituito dalle varie amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche. La Protezione Civile italiana è a livello delle migliori per l'organizzazione, per le persone mobilitate. La protezione civile però è una cosa, i soccorsi tempestivi sono indispensabili, ma il mondo dei rischi non basta, ci vuole la conoscenza e la prevenzione. A livello nazionale dunque c'è un quadro giuridico non disprezzabile, ma le calamità continuano a seminare lutti e distruzioni. Mi avvio a concludere. Se dunque vogliamo andare alla conclusione, mi pare indubbio che ci sia una discrasia fra la legislazione nazionale e la sua ricaduta sul territorio. L'amministratore locale ha delle grosse difficoltà a conciliare i problemi dello sviluppo con la salute dell'ambiente. Un solo esempio clamoroso può bastare. Al momento di stabilire i confini del Parco Naturale delle Alpi Apuane, la catena montuosa celebre, oltre che per le sue peculiarità naturali, per la presenza dei preziosi e famosi marmi, in ragione dei vincoli che il parco poneva inevitabilmente nel governo del territorio, il comune di Carrara ha alla fine deciso di non aderire alla istituzione, amputando così la regione da tutelare della sua parte più rilevante e famosa. Poco tempo fa, però, un'alluvione disastrosa ha travolto la città di Carrara, con i detriti del marmo trascinati in mezzo alle case con rovinio naturale, anche qui dei morti. Dunque, a mio parere, il problema di fondo è l'urbanizzazione. L'amministratore locale, di fronte alle necessità, sceglie sempre lo sviluppo economico e la conseguente occupazione degli spazi indipendentemente dalle sofferenze e dalle esigenze dell'ambiente. Manca la cultura del territorio, anzi se ci si sofferma sulla storia delle calamità del nostro paese, ribadisco che secondo me essa non c'è mai stata. Le disposizioni della Serenissima Repubblica di Venezia per la tutela dei boschi, spesso ricordata, avevano, come sappiamo, intenti economici e comunque anche gli incendi hanno sempre perversato in quelle zone. Le prime disposizioni relative a norme antisismiche per le costruzioni furono emanate dal re Ferdinando IV di Borbone in seguito al terremoto del febbraio 1783 in Calabria, che imponevano di non costruire case più alte di 8 metri, ma non hanno avuto seguiti legislativi e soprattutto, come abbiamo visto, lungo i secoli sono stati ampiamente disattesi. Concludo. Come mai la malafede, la corruzione, la criminalità senza dubbio hanno giocato la loro parte? Ma su questo abbiamo anche delle idee chiare.
si può intervenire con la repressione, con la magistratura. Secondo me di più ha contato la inconsapevolezza che l'uomo è solo abitatore del pianeta e questo pianeta è fatto in un certo modo e di questo noi dobbiamo tenere conto. E bisogna anche ammettere che i solo ammirevoli interventi tecnologici per risolvere le situazioni non sono sufficienti. Quella che deve essere inculcata attraverso la scuola e la ricerca è la concezione della necessità di un rapporto totale e sistemico fra le acque e le terre di un bacino, fra le terre alte e le terre basse, fra le aree costiere e le aree interne. E inoltre deve essere definitivamente instaurata la concezione di un inserimento ragionato delle aree antropizzate in modo che nel soddisfacimento delle aspettative dell'uomo il territorio venga usato come un sistema in cui azioni e retroazioni sono vicendevolmente compensate. Concludo. Più cultura naturalistica, più cultura geografica, più cultura del territorio e i sindaci prenderanno decisioni più sagge e le calamità saranno meno e meno pericolose. Sono per caso richieste di... No, mi sembra di no. E allora ancora grazie all'oratore e ne approfitto per ringraziare la Fondazione Palazzo Ducale per aver voluto inserire questo ciclo di conferenze, ringraziare l'ufficio che ha con pazienza, competenza aiutato tutti noi in questo, in particolare la dottoressa Maria Fontana, la dottoressa Emanuela Iovino. E un grazie naturalmente al pubblico che ha costantemente dato riscontro a questa iniziativa in maniera significativa e in maniera interessata, mi è parso. Grazie. Buonasera a tutti.